finisci di preparare una partita già pensi a quella dopo o magari a due dopo, perché nel corso di una settimana ci sono doppi impegni. Torniamo ad Angelo per il racconto di questo esercizio a bordo campo. È partito adesso l'esercizio, avete sentito il fischio del collaboratore Peluso, subito un sottil ad impegnare Christensen, poi si va sugli esterni, Kayode cerca l'affondo servito da Dodò, un uomo va sul primo, un uomo va sul secondo e questo è Bianco che insacca il pallone. Come avete visto alle spalle di Christensen? Per i portieri è una missione questa qui praticamente, perché ti trovi il tiro da pochi centimetri senza difensori. Assolutamente, però è allenante, purtroppo magari non è ciò che può piacere se sei un portiere, ma allo stesso tempo è quello che forse ti allena di più, no? Anche perché poi tanto in partita può succedere, quindi ovvio che poi una sassata a pochi passi è sempre dura da prendere. Tante indicazioni che arrivano dallo staff, tante indicazioni che lo stesso Palladino trasferisce ai giocatori sul terreno e poi arrivano anche gli applausi. Ogni tanto c'è il gol, chiaramente condito dagli applausi. Io sto cercando di capire un po' le varie stazioni all'interno di questo circuito, perché chiaramente il giocatore gira, va in varie postazioni, una volta fa la sponda, una volta calcia in porta, una volta riceve il cross sul primo palo e quindi stanno girando. Chiaramente poi invece sull'esterno, io vedo il lato destro ma anche dall'altra parte con i mancini, rimangono gli esterni, dove sicuramente con il modulo che abbiamo visto anche in amichevole, di cui ha già parlato mister Palladino, quantomeno nella difesa a tre e quindi poi con l'utilizzo dei quinti che potrebbero essere quarti anche in un 3-4 eccetera eccetera, c'è da fare tanto lavoro su quel ruolo lì, sul ruolo di quello che una volta sarebbe chiamato tornante, no? Che chiaramente è chiave in questo tipo di calcio qua, anche perché è un calcio molto fluido, passami il termine, dove effettivamente devi saper fare diversi ruoli e devi essere in grado anche di capire che cosa manca magari in quel momento dell'assetto della squadra, soprattutto quando ti sbilanci in avanti devi capire come andare a coprire degli spazi e come andare a occupare magari delle posizioni in campo che rimangono scoperte in caso si attacchi in più oppure ti devi buttare in area magari con i centrocampisti. Allora deve essere uno degli esterni, come dicevi tu, tornanti, magari che legge e va a occupare. Tornante è una parola antica ormai. Ma mi piace. Abbiamo visto il replay quindi anche del gol al grazie volo di Moise Kean, che è tornato a allenarsi anche con il resto del gruppo. Qui un bel colpo di testa molto deciso da parte di Gino Infantino, poi un paio di conclusioni anche dal limite di Bianco, dal lato opposto invece un'altra giocata al volo invece per Ranieri e qui c'è Sottil che prova a inquadrare lo specchio. È chiaro che al primo giro vai molto tranquillo e preciso, al terzo giro che fai questo esercizio hai fatto un chilometro praticamente, perché sono circa 200 metri volte 3, dai, un po' di più, un po' meno di un chilometro, è chiaro che arrivi con le gambe un po' più imballate. Sta facendo i chilometri anche il nostro Angelo Venturi, andiamo da lui a bordo campo, visto che ti sei spostato. Sì, mi sono spostato proprio dal lato che stavate appunto commentando, no? Beh, devo dire una cosa, premesso che poi assolutamente la squadra è in costruzione, siamo in pieno ritiro, manca ancora tantissimo inizio della stagione. Detto, già detto. Sì, no, lo so. Scherzo. Ci sto arrivando, scusami. Però sono rimasto molto colpito l'altro giorno durante l'amichevole con la Primavera, e peraltro anche oggi naturalmente, perché ci sono dei giovani, chiaramente tutto da prendere con le molle, secondo me veramente interessanti, ma lo vedi già da come si muovono, da come approcciano con il pallone. Ribadisco, non sono un tecnico, quindi il mio pensiero trova il tempo che trova, però insomma, la Fiorentina secondo me sta facendo un buon lavoro e questi ragazzi anche aggregati con la prima squadra, beh, insomma, ho visto la conclusione adesso di Rubino dal limite dell'area, ragazzo giovanissimo chiaramente, però per come parla con il pallone, sinistro, destro, sicuramente fa vedere buone cose anche lui. Non ne cito altri perché sono tantissimi, quindi. Tra l'altro c'hai anche un collaboratore lì accanto, che sta, un collaboratore dello staff naturalmente, che io non riesco a vedere esattamente chi sia. Però è un guess who, lo sai, esatto. È un guess who che metteremo sui social. No, è il nostro team manager Simone Ottaviani, che si sta seguendo qui accanto a me, a bordo campo e soprattutto accanto alla squadra, poi questo allenamento divertentissimo. Sentite poi anche i tifosi che piano piano sono arrivati poi sugli spalti qua dello stadio Curva Fiesole, e anche perché magari qualcuno è a lavoro in questo orario, fa un po' fatica ad esserci, altri la sera seguono in diretta. Momento divertente perché poi siamo alle conclusioni, dai, sono quelle cose un po' più insieme alla partita e all'allenamento dei portieri più divertenti, quindi sicuramente oggi c'è divertimento vero, meno parte atletica, ma Luca stesso poi spiegava che
in realtà anche questa è una parte atletica camuffata col pallone, come sempre. Però chi ha seguito l'allenamento della mattina sui nostri canali sa benissimo che invece ha picchiato duro il mister, e quindi la parte atletica per oggi direi che è stata ampiamente fatta, senza citare di nuovo il fatto che i ragazzi sono allenati anche in palestra tra attivazione e quant'altro. Intanto conclusione meravigliosa di Ken sotto la traversa, ovvero un gran gol. Chiaramente è l'occasione anche per provare dei colpi a effetto come questo. No, ma poi è bello anche, guarda, Terracciano qualche parata ha fatto su Comuzzo, è divertente, chiaramente un esercizio divertente, e vedi anche le qualità dei portieri che sono enormi, quattro ragazzi che veramente per la Fiorentina hanno sempre fatto un ottimo lavoro. Io andrei anche dalla nostra Rossella Petrillo, se è in postazione con qualche tifoso, già ne abbiamo sentiti di diversi, ognuno con la sua storia, altrimenti continuiamo a stare con le telecamere. Sono qui. Sull'allenamento. Ti vedo. Allora, sono qui e ci sono tantissimi bambini che sono arrivati qui da me perché vogliono essere intervistati. Quindi venite con me, vi lascio la linea e torno tra pochissimo perché ne vado a prendere uno. Ho fatto una promessa che l'avrei intervistato da pochissimo e quindi vado da lui. Ok, quando ci sei poi ci chiami senza nessun problema. Nel frattempo c'è addirittura Palladino che sta marcando chi deve fare la sponda, sì, no? Per dargli un po' di difficoltà in più. Sì, ma abbiamo citato per esempio stamattina, no? Sono andato a vedere l'allenamento della primavera, quanto conti anche il lato di tattica individuale su come muoversi in determinate situazioni. In quel caso Galloppa ai suoi ragazzi faceva proprio provare degli esercizi dove c'è da fare la sponda con il difensore attaccato, o in alternativa sfruttare il passaggio in profondità e calciare di prima, tutte situazioni che in partita poi uno vive costantemente. Qua intanto gran destro all'incrocio di Krastev, esatto. Però ecco, anche in questo caso, anche per quanto riguarda la prima squadra, c'è lo stesso tipo di tattica individuale con Palladino che va a dare proprio fastidio agli attaccanti. Abbiamo visto un altro bel gol, Angelo. Sì, e poi ritorno all'argomento che tiro sempre dentro. Adesso ha segnato un gol bellissimo Mandragora. Si è buttato poi dentro sul secondo palo per il cross, che è stato ottimo per il centrocampista viola. Molto facile per lui andare a colpire di testa perché era veramente ravvicinato. Ha segnato e è andato subito a scusarsi poi col...